Finalmente ci siamo, è arrivata la notte più attesa dell'anno, la notte più attesa dell'estate, 10 di agosto, la notte delle stelle cadenti, la notte di San Lorenzo, ma soprattutto per noi qui a Pesaro, candele sotto le stelle, decima edizione, 10 chilometri di litorale da Pesaro fino a Gabich Monte, passando per la nostra bellissima riviera del San Bartolo e Gradara, illuminati da tantissime candele che renderanno davvero questa notte magica. Poche regole, ma chiare: ballare, divertirsi, mangiare in spiaggia, ma soprattutto vestirsi di bianco. Attesissima in quanto decima, in quanto in un anno speciale, in quanto anche, diciamo, in un momento di festa particolare per la città, i giorni del Rossignolo Parafestival, il giorno di una festa che è attesissima ogni anno e che naturalmente quest'anno assume un sapore ancora più forte. Non a caso abbiamo non solo confermato la scelta di lavorare su questa bellissima manifestazione assieme a Gradara, a Gabich, per dare un senso di riviera unito e compiuto in un momento turistico straordinario, ma anche e soprattutto di fare festa come nasce questa manifestazione, mettendo insieme i pesaresi e gli abitanti del nostro territorio e i turisti che trovano un'atmosfera magica e autentica, di segni della semplicità, delle candele, delle luci in acqua, delle stelle cadenti e anche naturalmente della cosa pittoresca del vestirsi tutti in bianco per dare questo tocco quasi di quasi usciti da un quadro, fondamentalmente. Quest'anno è un anno particolare perché è Pesaro 2024, capitale italiana della cultura. 10 agosto è 10 anni dall'evento, quindi abbiamo molti 10 in questo evento. Oltretutto abbiamo anche un 10, che sono i 10 km di spiaggia pieni di candele e oltre 1000 candele che compongono la scritta Pesaro 2024 con il logo. La serata, fortunatamente, è bellissima, il vento si è abbassato, quindi le candele rimarranno accese fino a tarda serata. Le candele ormai sono così tante che non le cantiamo più, però sappiamo che sono 20 quintali di candele, quindi sono tantissime che compongono tutto questo evento, oltre le candele che sono all'interno dei kit che diamo ai bagnini proprio per la serata quando andiamo a consegnare il materiale. L'evento oltretutto coinvolge persone esterne, quindi tutti i volontari, abbiamo i volontari della Proloco, i volontari di Pesaro 2024 e i volontari della Protezione Civile, che quest'anno sono circa 50 persone. Innanzitutto è un'iniziativa popolare dove le persone si ritrovano, hanno il piacere di stare insieme, molto spesso lungo la spiaggia ma nei tanti locali che abbiamo sulla costa. È un momento, io ho definito, romantico, perché riuscire a stare con gli amici o cenare con la propria compagna, con propria moglie o comunque con le persone care in riva al mare con le luci di candela è sicuramente una cosa che non si fa tutti i giorni. E avere che sia il comune insieme alle tante realtà che sono coinvolte, faccio ad esempio i volontari della Proloco di Candelaria, la Protezione Civile, la Polizia Locale, tutte le forze dell'ordine che in qualche modo garantiscono il giusto andamento di questa bella iniziativa, e tutte queste persone però lavorano per far sì che le persone siano tranquille in una, appunto, serata romantica in riva al mare. È una cosa che secondo me è apprezzata, lo vedo molto, sia dai cittadini pesaresi che aspettano ormai questa serata, si vestono di bianco perché approfittano appunto per passare una serata diversa dalle altre, ma anche i turisti che magari a volte non sanno neppure di questa iniziativa e si ritrovano una Pesaro diversa, una Pesaro illuminata a lume di candela e una Pesaro appunto che vuol sempre di più essere protagonista a livello nazionale ma anche a livello internazionale per quanto riguarda l'accoglienza turistica. E in più abbiamo scelto di avere con noi l'orchestra Casadei, un altro anniversario molto importante, 70 anni di Romagna Mia, quasi un inno popolare nel nostro paese, chiaramente molto della nostra riviera, riconosciuto a Sanremo addirittura per i 70 anni di questa canzone, e quindi avere l'orchestra Casadei già altre volte al nostro fianco, anche il senso un po' di questo piazzale, di questo luogo che in questi anni si è molto recuperato, rilanciato al ballo, al divertimento, all'aggregazione e ancora qui una volta all'incontro tra i turisti e i cittadini, perché è la cosa a cui teniamo maggiormente.